Ci troviamo allo Stadio Turina, quale cornice migliore per un nuovo incontro? Si parla di cuore di business insieme a Moresta, che è una smart immobiliare. E qui accanto a me c'è Massimiliano Mora. Benvenuto. Buongiorno. Parliamo di quando è nata questa realtà. Guardi, Moresta è una società molto giovane, è nata nel 2019 dalle esigenze di due soggetti, la mia persona e Pier Giorgio Tameni, che è il mio partner, e sviluppiamo una parte la ricerca e una parte la gestione dell'immobiliare, quindi è una società che è giovane ma che ha già fatto un buon percorso in 2 anni e prevediamo anche di prosegua molto lunga la strada. Quindi il vostro prodotto in sostanza qual è? Fondamentalmente la nostra società coinvolge dei partner soci che investono risorse finanziarie e ricerchiamo, individuiamo immobili attraverso gli NPL o le aste giudiziarie o attraverso delle procedure esecutive, quindi a prezzi molto interessanti, e poi cerchiamo di valorizzarli tramite un sistema di agenzie che sono nostri fornitori e lavorano praticamente per noi, promuovendo il prodotto sul territorio. La vostra peculiarità in questo caso? Allora, due cose. Il tempo, che è fondamentale, perché per noi il minor tempo tra l'acquisto e la vendita vuol dire maggior redditività per l'investitore, e diciamo le sinergie con tutti i nostri fornitori, proprio per riuscire ad avere un prodotto commercializzato nel miglior tempo possibile, e quindi una maggior redditività dell'investimento che viene fatto. Un'azienda giovane, la vostra, che già ha dovuto affrontare un periodo assai duro, lo è stato per tutti. Voi come lo avete affrontato? Noi l'abbiamo affrontato, diciamo, investendo molto in nuovi prodotti e diversificando. Abbiamo investito anche, oltre che nell'immobiliare, in tante start-up, in settore della cyber security con una nuova start-up. Adesso stiamo facendo in questi giorni una partecipazione in una start-up che farà un programma per palestre. E abbiamo investito anche sempre una partecipazione in una società che fa investimenti in private equity, quindi abbiamo diversificato circa un 20% in altri settori, e per il resto diciamo che comunque questo mercato è ancora florido nonostante la crisi della pandemia e quant'altro. Quindi proiettiamo questo mercato nel futuro? Assolutamente sì, ci saranno sicuramente delle prospettive maggiori nei prossimi anni. E soprattutto perché stiamo creando tante sinergie con tanti nuovi investitori e quindi tante nuove risorse sia economiche che umane, e questo probabilmente sarà una prospettiva di crescita a mio parere molto interessante, oltre che gli investimenti in startup che prevediamo abbiano un ritorno interessante. Ci siamo messi comodi per parlare del suo rapporto con Feralpi Salò. Quando è iniziata questa avventura insieme? Feralpi da quest'anno ha deciso di effettuare una sponsorizzazione perché, conoscendo anche la dirigenza, riteniamo una società molto simile ai nostri valori, e quindi un buon schermo anche pubblicitario e di visione, anche perché alcuni dei nostri partner sono già partner Feralpi consolidati, e quindi riteniamo un buon punto d'immagine per noi comparire a fianco di una società come Feralpi. Quindi intraprendere un viaggio insieme, chissà dove può condurre? Sicuramente appoggiare Feralpi può essere interessante sia a livello di immagine, perché riteniamo una società molto seria, e quindi anche per una questione di rapporti con persone che supportano già questa società. C'è un detto che a lei piace molto, mi corregga se sbaglio, che dice che un talento può vincere una partita, ma una squadra può vincere un campionato. La nostra società in realtà è una squadra, perché tutti i nostri soci vengono coinvolti nelle scelte, e quindi riteniamo che nonostante la gestione sia limitata alla mia figura e alla figura di Pier Giorgio Tameni, noi coinvolgiamo tutti i nostri soci nelle decisioni finali, e quindi riteniamo proprio questa situazione di gruppo come una squadra di calcio idonea al nostro mondo. C'è un cadeau per lei, realizzato appositamente per Feralpi Salò e per questa iniziativa Cuore di Business, da Luxury Lovers, per lei. La ringrazio.
Io la ringrazio Massimiliano per averci fatto conoscere Moresta e auguriamoci di incontrarci per qualche altra occasione firmata Feralpi Salò. Assolutamente sì, ringrazio la Feralpi Salò per la disponibilità di questa giornata.